Buonasera e bentornati sul canale. Allora ragazzi, questa sera vi farò vedere ben 13 prodotti che hanno una piccola spesa ma una massima resa. Se vi piace questa tipologia di video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like così mi fate sapere che questo genere di video vi piace e poi attivate la campanellina perché grazie a quella saprete che c'è un mio nuovo video. Iniziamo! Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo. È un'acqua micellare di Fior di Magnolia, venduto all'Eurospin. Ragazzi, questo qui comunque davvero ha una minima spesa e una massima resa, assolutamente sì. Costa pochissimo, perché siamo intorno all'euro 79 se non ricordo male. È veramente ottimo, è bifasico, quindi riesce comunque a struccare molto molto bene il viso, gli occhi, anche trucchi waterproof, quindi con questo mi trovo veramente benissimo. Strucca anche i rossetti senza alcun tipo di problema, anche le tinte labbra che magari sono anche un po' più resistenti. Altro struccante che secondo me è da menzionare è questo, che chiaramente conoscerete tutti. Con questo mi trovo benissimo, sto parlando del Garnier Skin Active, acqua micellare tutto in uno, strucca, deterge e idrata. Questo è veramente un ottimo prodotto, praticamente diciamo adatto a tutti i tipi di pelle, anche alle pelli un po' più sensibili, e riesce a struccare anche questo benissimo. Io come acqua micellare mi trovo molto molto bene proprio con questo, anche con il suo bifasico, che è quello, per capirci, diciamo con il liquido giallo, quindi ha la confezione dorata, con quello mi trovo anche divinamente. Però come acqua micellare proprio questa secondo me vale veramente tantissimo e non ha un prezzo alto assolutamente, perché siamo intorno ai 3,99 euro, 4 euro, insomma non cifre grandi. Siamo poi a una scoperta, ragazzi. Questa è, diciamo, è un prodotto che utilizzo per la mia skin care, e sto parlando di questo olio viso di Omia. È eco biologico, azione antietà, illuminante, mandorla e malva. Per l'esattezza è questo qui. Considerate che questo è veramente veramente ottimo, ha un odore buonissimo, si asciuga molto bene sul viso. Considerate che io ho una pelle misto grassa, quindi non mi unge particolarmente il viso, lo utilizzo soprattutto la sera anziché la crema notte, vado ad utilizzare solo lui, e la mattina ho la pelle proprio idratata, distesa, morbida, quindi comunque questo ve lo consiglio. Non ha un prezzo altissimo assolutamente, se non ricordo male siamo intorno agli 8 euro, però si comporta benissimo sul viso. Poi è chiaro, è tutto soggettivo, vi posso dare il mio parere secondo la mia pelle, insomma. Il prodotto che vado assolutamente a citarvi è lui è il mio amato fondotinta del momento, che poi fondamentalmente non è neanche un fondotinta, è un siero colorato rimpolpante, viene definito, con l'1% di acido ialuronico puro. Veramente su questo io non ho assolutamente cosa dire. Avete magari forse visto il video, chi mi segue già da un po', è il video in cui lo mettevo in atto. Questo è un fondotinta ottimo, ragazzi, non è super coprente, quindi se state cercando, diciamo, la super coprenza, questo non ve la dà, però vi rende il viso molto molto levigato, molto rimpolpato, dura tutta la giornata anche sotto stress, quindi che ne so, con mascherina, l'ho provato anche durante, diciamo, le mie sedute di cucina giornaliere, sedute di cucina, cioè praticamente fare il pranzo e la cena, però obiettivamente sapete, con magari i vapori e cose varie, anche con la mascherina riesce comunque a resistere, quindi lo trovo veramente ottimo. Idrata la pelle, anche perché questo è un misto tra skin care e make up,
diciamo che hanno creato un qualcosa che idratasse la pelle, una sorta di trattamento che però rendesse anche molto molto levigato il viso e anche luminoso, perché comunque ha un effetto molto luminoso sul viso. Ripeto, io ho una pelle misto grassa e ho diciamo 32 anni, quindi non so ovviamente per le pelli più mature come si comporta, se è abbastanza idratante, o per le pelli magari più giovani se è troppo idratante, quindi questo chiaramente è sempre un qualcosa che poi scoprite voi nel momento in cui lo andate ad acquistare. Comunque questo ve lo posso solo consigliare. Andiamo avanti con un'altra super chicca. Oh, super chicca, ragazzi, sembra quello delle super chicche. No. Vi sto parlando di profumi. Allora, io solitamente utilizzo i profumi, quelli di profumeria classici, non so, a me piacciono tantissimo l'Alien, il Coco Mademoiselle, ne ho tantissimi, ragazzi, ne ho utilizzati tantissimi negli anni, veramente, non ho una particolare diciamo, non ho un particolare orientamento, però vi posso dire che ho trovato un dupe perfetto, e vi dico perfetto, del Coco Mademoiselle, e sto parlando di questo. Questo praticamente è la linea di Yodeima, io non lo so perché lo chiamavo sempre Yodeujuana, non lo so. Nomi assurdi. Comunque, Yodeima, che trovate anche in alcune farmacie o comunque online, hanno anche il sito, o se volete anche nei negozi questi qui, diciamo, per la cura della persona, comunque li dovreste trovare tranquillamente. Questo è praticamente la copia di Coco Mademoiselle, ragazzi, è identico, identico. Il nome è Chant, scritto Ceante. Chant, non so se si pronunci così, comunque me lo vado a spruzzare perché, ragazzi, è buonissimo, proprio si sente proprio forte, e poi è proprio buonissimo, è assolutamente alcolico. Io ho provato altri brand che fanno, diciamo, imitazioni, tra virgolette, o che comunque si ispirano a quel profumo, ma erano veramente troppo alcolici. Questo è un brand che assolutamente similare, proprio se non quasi identico al profumo originale di Chanel, ragazzi, è pazzesco, dura tantissimo durante il giorno, non è assolutamente alcolico, quindi non sentite quel, insomma, spruzzandolo, quell'odore forte di alcol, perché io infatti li ho provati anche altri brand, ripeto, che si ispirano a questi profumi di cioè, insomma, questi grandi brand, ma chiaramente non sono mai, diciamo, rimasta pienamente soddisfatta per questo discorso dell'alcol, che si avvertiva veramente troppo. Un altro prodotto che vi mostro, che secondo me è il dupe perfetto, identico a un blush super conosciuto, sto parlando del blush di Benefit, il California. Allora, quello è un blush secondo me molto molto bello, è molto luminoso, è molto scrivente sul viso, e il suo dupe preciso identico è questo qui di Wycon. Ora, io non so se al momento hanno ancora proprio questa confezione e tutto, perché questo ce l'ho da un po', però in realtà lo sapete, fanno sempre le stesse cose, cambiando comunque, poi magari riformulandoli, però i colori bene o male sono sempre gli stessi, e comunque cambiano molto spesso il packaging, quindi sembrano sempre cose diverse, ma in realtà poi il succo è sempre quello. Comunque, sto parlando di questo qui di Wycon, che è il blush ring, ed è esattamente questo è il colore. Come vedete, ha delle micro perlescenze dentro dorate che richiamano tantissimo, vediamo se adesso qualcosina si vede, non lo so perché dalla ring light non so se riuscite a vedere qualcosa. È la prima volta che utilizzo la ring light, ragazzi, se fatemi sapere se comunque nei commenti si vede bene, non si vede bene, così anche riesco a capire qualcosa. Sicuramente mi sto accecando io guardando tutto questo tempo questa cosa, però se ne vale la pena, lo facciamo volentieri. Comunque, questo qui, vi ripeto, è un super blush, super scrivente,
questa luminoso, quindi comunque questa perlescenza ce l'ha pure questo, quindi secondo me assolutamente validissimo, come anche tutti i blush di Wycon, ragazzi, sono validissimi, quindi avete una spesa minima ma poi avete una super resa, perché onestamente durano tantissimo. Altri prodotti che hanno una super resa, questo, ragazzi, ve l'ho fatto vedere, ma ragazzi, questo è super top, ma che vi devo dire, cioè, questo costa tipo 2,90€, una cosa del genere, ma secondo me se lo mettessero, se gli mettessero la scritta Dior di sopra, tranquillamente lo potrebbero vendere come un prodotto Dior. Cioè, ragazzi, un balsamo labbra che vi ripara la qualsiasi cosa con 2,99€, quindi secondo me abbiamo vinto. Abbiamo trovato un super balsamo labbra e sto parlando di questo qui, Vivi Verde Cop. Sicuramente lo avrete visto o lo conoscerete, io comunque ve lo accennavo anche in altri video, però in questo video non potevo lasciarlo andare perché davvero è un prodotto validissimo, ha cambiato il packaging, prima aveva questa parte qui che era arancione, adesso è azzurra, una sorta di color carta da zucchero, comunque è veramente ottimo, è, diciamo, è anche in odore, ma non è né troppo morbido né troppo insomma duro, che quindi diciamo dà anche fastidio a passarlo, è proprio la consistenza perfetta, ragazzi, quindi questo se lo trovate assolutamente prendetelo, perché ha una super resa, no? Una massima, super massima, stramassima. Avanti abbiamo lui, allora è un po' accartocciato perché me lo devo andare a ricomprare subito, ma questo qui è il Pantene, è un balsamo praticamente che non ho veramente cosa dire, ragazzi, super balsamo hanno fatto, è alla biotina e bambù, di questo comunque anche vi ho accennato qualche volta qualcosa, lascia i capelli morbidissimi, leggeri, proprio leggerissimi, districa bene, non li appesantisce assolutamente, io ho un capello grasso, riesco a metterlo anche sulla cute tranquillamente e non mi si ingrassano i capelli con questo, o almeno non lo fanno subito, poi purtroppo ragazzi si devono lavare, quindi comunque sì, insomma prima o poi si sporcano, però i primi giorni non li lascia assolutamente pesanti, quindi questo ve lo consiglio. L'unico problema di questo balsamo è che è reperibile solo ed esclusivamente o da acqua e sapone o da Ipercop, ragazzi, io non lo so perché nei supermercati classici non lo portano, e quindi facciamo sempre un appello a questi supermercati perché lo devono portare, perché è top. Passiamo a un prodotto corpo che mi ha consigliato una di voi, Noemi, ti saluto, ti mando un bacio grande grande, sei una cucciolina. Allora, mi ha consigliato una crema corpo, in realtà è un burro corpo di Botanica, sto parlando esattamente di questo. Questo è un burro corpo emoliente e nutriente con burro di karité ed estratto di papaya. Allora ragazzi, questa è una crema corpo pazzesca, la trovate da MD, questo MD ragazzi super super gioie mi ha dato, io scioccata, comunque questa è una crema corpo, un burro corpo che trovate lì a, se non ricordo male, 3,90€, bene o male siamo lì, buonissimo ragazzi, intanto ha una consistenza, ora non so cosa vedrete, molto 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 burrosa, ma ora vi faccio vedere anche la consistenza, ma non lascia scia bianca, idrata benissimo, è proprio davvero buonissimo ragazzi, vi lascia la pelle morbidissima, idratata anche a lungo, soffice, niente, io non ho veramente cosa dire, in più fa pure un ottimo odore, questa ragazza appunto Noemi mi consigliava un altro, in un'altra profumazione che lei ha, però probabilmente è la profumazione che facevano prima, magari adesso l'hanno riformulata e hanno messo questa qua, la papaya al karité, però comunque ottima, quindi ve la consiglio, questa Botanica, questa linea Botanica, ragazzi, sforna dei gioiellini,
Adesso io non voglio essere ripetitiva, però in questo video come faccio a non metterglieli? Facciamo una cosa veloce veloce, poi casomai andate a vedere l'altro video che ho fatto la volta scorsa dove ve ne parlo veramente bene. Non dico niente, ragazzi, non ve lo dico. Però scrub è mousse botanica. Chapeau, assolutamente. Andatevi a vedere quel video che ve lo spiego. Penultimo prodotto che ho voluto provare perché in tutta sincerità è da un po' che lo vedo, non è sempre che ce l'hanno in realtà, perché è a momenti, a volte l'ho visto, altre volte no, e questa volta ho detto ma sai che c'è, lo voglio provare perché sinceramente vediamo com'è. E sto parlando di questo, che è una maschera alla banana di Lidl. Questo comunque è di Cien, che poi in realtà è Cien, se fosse spagnolo, ma non capisco se si dice Cien, tutti lo chiamano Cien, quindi lo chiamerò anch'io Cien per evitare discussioni. Comunque, questo è un prodotto vegano assolutamente, tutto quindi naturale, con oli vegetali e comunque non dà particolari problemi alla pelle, quindi c'è scritto appunto che ha un'alta tollerabilità cutanea ed è stato dermatologicamente testato. Certo, non glielo devo testare io il prodotto, altrimenti siamo consumati. Comunque, è una maschera per capelli secchi. Questa praticamente è il dupe esatto della Garnier. Quindi, se voi conoscete appunto le maschere Fructis di Garnier, quelle lì appunto alla banana, alla papaya, tutte queste qui, saprete di cosa sto parlando. Intanto, ragazzi, l'odore... Comunque si presenta in questo modo, con questa carta stagnola sopra. Ma ragazzi, l'odore, cioè, viene proprio da prendere un cucchiaino e cominciare a mangiare. Che poi in realtà, essendo io a dieta, questa non potrebbe nemmeno farmi ingrassare, non essendo un alimento. Scherzo, ragazzi, ormai la fame mi fa dire queste cose. Comunque, è molto molto buono, assolutamente, e è identica, perché l'ho provata varie volte, alla, diciamo, questa maschera alla banana, invece quella di Garnier, è identica ma a un prezzo molto molto più basso, perché qua sto parlando di 2,49 euro, sì, contro circa 6 euro, se non di più, di Garnier. E sono, ragazzi, identiche, identiche, con le stesse caratteristiche, tra l'altro, perché ha tre, diciamo... usi, utilizzi, si può utilizzare sia diciamo come pre-shampoo, sia come maschera comunque durante lo shampoo, che poi anche su capelli asciutti per andare ad idratare un po' le punte, insomma, per levare il crespo. Ragazzi, è assolutamente buona, ve la consiglio, non ho veramente nulla da dire. Se la trovate, però, perché comunque non è sempre, ho notato, come vi dicevo prima, che non è sempre presente, e di questa qua c'è anche alla papaya. Poi non so se ci sono altre profumazioni, se ci sono fatemelo sapere nei commenti, così magari io vado a dare un'occhiatina. Ultimo prodotto, che secondo me ha una super stra resa, e sto parlando di... me ne do uno in rappresentanza, perché non è che chiaramente vi posso uscire tutte quelle che ho, perché ne ho veramente tantissime, perché mi trovo super bene. Sto parlando di queste qui, Super Stay Matte Ink di Maybelline. Queste sono delle tinte labbra super top, non si tolgono con nulla, rimangono lì tutta quanta la giornata, ci mangiate, ci bevete, la qualsiasi cosa, ragazzi, rimane lì. Io la metto la mattina, me la tolgo la sera dopo averci mangiato. Certo, un pochino magari qui potrebbe, insomma, al centro delle labbra potrebbe andare a dipende cosa mangiamo, se mangiamo cose particolarmente oleose potrebbe anche andare a sciogliersi un pochino, però ragazzi, vi giuro che avete sempre la vostra tinta sulle labbra, si resiste a tutto, quindi ve lo consiglio assolutamente, sì, ha una super resa. Non vado ormai ad acquistare più rossetti particolarmente costosi, perché tanto non ha senso. Riesce a diciamo anche a resistere alle mascherine. Certo, è anche vero che comunque non può fare il miracolo, perché un pochettino qua mi si va sempre un minimo a sbordare, poco poco, con la mascherina se la tengo per tanto tempo, però questo mi succede con i colori, questi qui un po' più accesi. Questo che ho sulle labbra
Eppure uno di questi ed è esattamente Hustler, che sarebbe il 335. Ora con questa ring light, ragazzi, io ancora mi devo adattare, quindi scusatemi se magari le luci cambiano, viene un po' una cosa oscena, però devo ancora capire un po' come funziona. Quindi compratevele, perché ve lo giuro che non ve ne pentite. Bene ragazzi, questi erano tutti i prodotti che hanno una minima spesa ma danno una massima resa, quindi diciamo volevo condividerli con voi perché comunque sono dei prodotti facilmente reperibili a prezzi anche abbastanza abbordabili, ma che comunque vi danno assolutamente una resa top. In più ce ne sono alcuni citati che davvero sono dei dupe precisi, identici ai prodotti originali, quindi che costano il doppio se non il triplo. Chiudo questa tipologia di video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like per supportarmi e poi non dimenticate di attivare questa benedetta campanellina che ogni volta vi nomino, perché con quella saprete che c'è un mio nuovo video. In più ragazzi, c'è questo clown qui che è un po' inquietante, ma ragazzi non l'ho scelto io, e quindi vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima.